Sempre in Polonia, alla metà del secolo XV, una nobildonna della regione di Zatorre, Oswiecim, dama Caterina, sposa di Wlodek di Sprinzino, era la testa di una banda di cavalieri briganti e le voci che sempre la precedevano, arriva dama Wlodek, erano sufficienti a seminare il panico. Un'altra donna, la cui fama ci è giunta, fu impiccata per ordine di re Alessandro nell'abituale tenuta, stivali e sperone delle sue avventure. Se le nobili furono le prime a mostrare tal sorta di inclinazioni, è certo che le contadine, inasprite dalle dure condizioni di vita, non erano da meno. Nel secolo XII basterà riferire delle due mazzoviane che un giorno se ne erano andate in cerca di fragole di bosco, incontrato un cavaliere in armi, un invasore venuto dalla Pomerania, lo disarmarono e legato lo trascinarono al campo polacco. A passare in rassegna tutti i paesi slavi dal Medioevo all'inizio di questo secolo, potremmo mettere insieme un'interminabile teoria di esempi, tutti talmente radicati nella mentalità collettiva da essere conservati nella poesia epica. Amazzoni in Boemia, le guerriere hanno nomi specifici in Bielorussia, Vajeniki, in Russia, Polinici e in Bulgaria, Yunakiki. Così nell'epopea bulgara del secolo XIX, troviamo delle capobanda come Bojana, Sirma, Dragana, una certa Penka, la quale alla vigilia delle nozze dice alla madre: «Debbo rivolgerti una preghiera, riferiscila tu al padre mio, che mi dia una dote, il mio abito da uomo, le mie due pistole, la mia sciabola franca e il mio lungo fucile. Perché voglio vivere da uomo, ho 2 giorni, madre, o 3 giorni, o almeno 3 ore, voglio andare sulla montagna con gli Aiduchi». E gli Aiduchi erano nei Balcani ribelli che, organizzati in bande armate, combattevano la dominazione turca. Là mi attendono gli intrepidi, sotto ogni albero c'è un giovane intrepido, in ogni vallato uno stendardo. Allora, come vedete qui, questi sono tutti dei nomi di donne che addirittura combattevano contro l'invasione. Contro ad esempio l'invasione turca, per dire. Quindi davvero credo che sapere queste cose, cioè sapere che già nel Medioevo, comunque lì, in quella particolare zona di Europa, le donne non se ne stavano comunque con le mani in mano. Poi comunque con l'arrivo ad esempio della dominazione turca, per dire, scendevano addirittura a combattere gli invasori. Poi il libro, ecco, riporta, ecco, queste imprese di questa signora, ecco, Bojana, questa specie di eroina, ecco, cioè, poi riporta praticamente tutto il poema, ecco, dove si parla di lei. Ve lo leggo tutto in un video a parte, ecco.